Importante per la città di Potenza, ma per l'intera Basilicata. Faustino Somma, il presidente, è stato una persona generosa, una punta di diamante, un grande per la città di Potenza e per l'intera regione, perché si è distinto in tutto, nell'industria, nel calcio, nella politica, nell'ambito energetico, nell'ambito in qualsiasi cosa, sembrava che qualsiasi cosa lui toccasse andava bene, quindi ha aiutato tantissime persone, tantissime famiglie. L'abbiamo potuto vedere quando presso appunto la via che gli è stata intitolata ci sono state tantissime persone che sono intervenute e alcune di loro hanno detto: ci ha dato la possibilità di vivere in questa regione, ci ha dato la possibilità di portare avanti la nostra famiglia, e quindi questi sono i riconoscimenti maggiori, riconoscimento maggiore anche secondo me rispetto a quello che può dare un sindaco e possono dare tante istituzioni che sono intervenute. Ma quando i cittadini acclamano una persona così importante per il bene che ha fatto alle loro famiglie, diventa fondamentale, diventa il riconoscimento che parte dal basso ed è la cosa fondamentale, ed è la cosa fondamentale la memoria. Quindi ricordare una persona così importante è per noi stato un, diciamo, non un obbligo ma un piacere. In questo caso posso veramente parlare di piacere, e questo lo possiamo notare anche nella sala gremita di persone che sono intervenute da qualsiasi parte dell'Italia, perché i suoi rapporti poi sono nati qui in Basilicata ma si sono estesi in tutto il territorio nazionale, ed è questo appunto, ritornando alla domanda, quello che ha dato forza in quegli anni alla Regione Basilicata ed è quello che serve alla Regione Basilicata, a cominciare a ripensare in grande, a ripensare in un modo imprenditoriale affinché appunto si possa uscire da una situazione che ci ha visti e ci vede tuttora, anche per un punto infrastrutturale, un po' ancora chiusi.